Prego, prego. È una bomba. Comoda, direi. Cioè, siamo arrivati ormai su quel salto lì. Ho comprato queste qua wireless. Soprattutto a Monza, che le vie sono abbastanza strette. Non bisognerebbe farla in questo momento, ma benvenuti in questo nuovo video. Ieri sera ero in doccia, ho detto, ma per far capire meglio a quelli che mi seguono cosa faccio nella mia vita, perché c'è tanta gente che mi dice: belli i tuoi video, belli, 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 dovresti farne di più. E poi sono i video più belli sono quelli naturali. Bene, per essere più naturali possibili vi farò vedere cosa faccio in una giornata. Nel senso, mi sono svegliato, ho preso la camera e sto iniziando a filmare a caso, senza nessuna programmazione. È abbastanza difficile filmare, guidare, e non bisognerebbe, però. Allora, oggi, se avete visto, ho caricato le due bici, che tra l'altro sono le mie due nuove bici che non ho ancora utilizzato. Sono le due nuove Rose, rispettivamente la DH e la DH Soulfire, e invece l'All Mountain, che è la Rose Pikes Peak. Le stiamo portando a finire di montare, siccome non sono un meccanico espertissimo e non so montare certi pezzi. Dopo vi spiego. Ecco, non vi ho detto che in realtà non sono da solo. Si dimentica. Bella raga! Bella ragazzi, sono il pazzo e sono qui in un nuovo video di Toto. Attenzione, gang. Non è mai apparso in un mio video, quindi. Uno solo, quello dello Zero Gravity. Ecco. Quindi lui è Luca Esposito, detto anche pazzo più comunemente. Niente, oggi viene con noi perché non ha un cazzo da fare, esatto. Giusto? Esatto. Abbiamo fatto tre giri d'orto. Ma perché stavo impostando un navigatore che non so le strade per arrivare a Milano, cioè. No, non abbiamo detto in realtà, no, in realtà l'ho detto prima quando stavo venendo a te, che stiamo andando a portare le due bici a montare. Ma io so montare le bici, però non so montare dei pezzi del tipo sulla All Mountain i due freni che devono passare dentro il telaio, quindi bisogna tagliare i cavi, rimettere le ogive nuove che io non ho. Stessa cosa anche il cambio, bisogna farlo passare dentro, non ho la guaina del cambio. Anche il registratore telescopico bisogna farlo passare dentro il telaio. Comba, stiamo portando le biciclette a far montare un meccanico di fiducia, perché che due è bravo. Bicicletteria Milano di via Washington, e niente, ci monterà, mi finirà di montare le due bici. Stamattina dobbiamo riuscire anche ad andare a comprare un nuovo tagliaerba per il par, perché quello vecchio è morto. Ma vai a fanculo. Che strutture che abbiamo a Milano. Siamo quasi arrivati. La Yoshi mi ha detto di... A Milano mi ha detto, quando arrivi mi fa: tu posteggi in doppia fila. Non trovi il posteggio? Buttala in mezzo alla strada e metti le quattro frecce. Siamo arrivati. Quelli qua, quattro frecce. Com'è? Prego, prego, eccoci. Venite, dove siamo? Seguiteci, eccoci qua. No, ufficio. Mi è stato entrare un posto, io. Il prossimo anno ti gira con questa. Ti piace la bici? Bellissima. Allora, su questa è cambio, che non c'è ancora, manca. Va. Tac. Poi questa invece è una bomba. Ah, gli manca freni da far passare dentro, perché ovviamente i buchi passano dentro. Freni, cambio, catena e anche il tubosella, il registratore telescopico. Non pedali, cazzo. Fa finta di pedalare. È bello, bello. Bello il negozietto. Guarda qui, c'ho le bici attaccate alla destra. Qua dentro, secondo me, ci sono dentro. Dai, io dico un 60. 100! 100? 100 bici. 100 precisi. 100. Cioè, tu hai sempre 100 bici, quindi. Esatto. Se te ne esce una, 90 mai, dici: no, non torna dentro. Yoshi, ti ho portato l'umido. Volevo dire che prossimamente farò, siccome me l'avete richiesto in tanti sul canale, farò due bike check di entrambe le bici. Però quale volete vedere per primo?
scrivetelo nei commenti. Un po' macchinoso, però vabbè, ci prenderemo la mano a farli meno macchinosi i video. Attenzione, Yoshi ha deciso che mi fa provare una bici da corsa. Mai provata. Eccola qui. Ciao, ecco, ciao. Mi raccomando, passi dopo i primi 100 km che facciamo un check generale. Okay, bene, grazie, gratuito. Arrivederla. Mani qua o qua o qua? Qua. Non ti dice le prendo. Dove sono qua? Guarda, ma no, che era proprio di un cazzo. Comoda, direi. Ma quanto è brutto. Devi andare a pedalare qui. Giro d'Italia. Cazzo, sono su come il pazzo sulla turma. Team non, non è vero, non è vero. Dritto. Non è vero, io ho il mio stile. Questo quarto d'ora che siamo qui, cioè Yoshi già gli sono capitato. È entrato un vecchio che non capiva niente, che doveva tirare la sua bici. Adesso è arrivata una signora. Una signora che è arrivata qui davanti e fa: posso lasciargli la bici che mi è caduta la catena? E Yoshi gliela sta tirando su. Ah, poi vabbè, uno che è entrato che gli serviva una tenaglia per il motorino. Yoshi, ci vediamo con le due bici pronte prossimamente. Ringraziamo Yoshi per il servizio e per suo affare. Non ho capito ci che cavolo. Questo perché il pazzo ha messo una recensione positiva. Quindi venite, perché lui, se venite alla bicicletteria di Via Washington, se mettete una recensione positiva al negozio, vi regalerà uno di questi ottimissimi. Ottimissimi. Punto. Bella Yoshi. Alla prossima. Bella lì, raga. Grazie. Dai, pazzo, che dobbiamo comprare il tagliaerba. No. Tagliaerba. Dobbiamo andare a comprare un tagliaerba per il Big Park. Cioè, siamo arrivati. E ovviamente. Chiusa. E ovviamente chiuso. Cioè, sul sito c'è scritto che è aperto dalle 8 alle 17. Orario continuato. Invece, arrivi qui e c'è scritto orario di apertura. Dalle 8 alle 12, dalle 13 alle 17. Quindi torneremo a casa a mangiare e poi tornerò qua pomeriggio probabilmente a prendere. Ovviamente. Ma l'abbiamo detto prima, pazzo, che era chiuso ancora lo still? No? No, non l'abbiamo detto, giusto? Quindi ovviamente siamo tornati la seconda volta alla still. Abbiamo scoperto che non vendono ai privati. Cioè, nel senso, non vendono in quel posto. Cioè, la scritta bellissima still, ma non vendono. Quindi siamo andati alla Gabrianza, che è un posto a concorrenza, e ci hanno consigliato invece di prendere lo still un Honda. Noi l'abbiamo comprato perché era migliore, aveva un ottimo prezzo. Questo è il dece, che è il dece. Il taglierba. Taglierba. Adesso il pazzo taglierà tutta l'erba per noi. A grazie. Posto. Grazie, pazzo. In questi giorni c'è talmente tanto sole che ieri sembra oggi. Perché effettivamente oggi è un altro giorno rispetto a quello che avete appena visto voi. Infatti ieri, dopo che ho dato il taglierba al pazzo, abbiamo tagliato tutto il prato del parco. E quindi era un po' noioso da farvelo vedere, quindi siamo passati al giorno dopo. Oggi adesso sono le 3 circa, il parco apre alle 4. Lavoriamo un po', spostiamo un po' di mulch e poi dopo giriamo. Adesso dovrebbe arrivare al Borezio, in ritardo come al solito. Alle 3 qua, sono già le 3 e un quarto e... Tra le varie cose... Adesso vi faccio vedere un po' cosa ho fatto stamattina, perché sono venuto qua anche stamattina a lavorare un pochino. Stamattina ho spostato tutto questo bellissimo mulch da là in fondo nell'angolo a qui, e ce n'è molto altro da mettere. Questo è perché il mulch nel tempo si mangia, si consuma. Infatti ormai su quel salto lì, diciamo, nella parte di raccordo ce n'è veramente poco, quindi bisogna continuare a raggiungerlo. Noi ne abbiamo là nell'angolo là in fondo un po' di scorta e quindi dobbiamo spostarlo a mano per forza, perché non abbiamo qui macchine che ci muovono la terra o roba del genere. Tra l'altro vorrei farvi notare il park scoperto quanto è bello, con l'erba tagliata, tutto in ordine. Ho fatto anche tutti questi bellissimi pianetti in l'altro giorno col dece spugliatore, quanto sono belli fatti così. I miei vlog non l'ho mai detto, voi che guardate il vlog dovete venire a girare qua, perché uno, mi conoscete. Due, venite a girare, vi divertite. Più di così, cosa volete? Qui la musica sta poppando, perché ovviamente non si può lavorare senza musica. Questo è il mulch che ci è avanzato negli scorsi, cioè dalle scorse volte. Cos'è il problema? Che vedete, allora praticamente cosa cresce? Cresce tutta sta roba, che sono tutte radici praticamente. E il problema è proprio che le radici con questa erba vanno dentro nel mulch e si annodano, quindi la sbatta non è tirare sul mulch, perché il mulch è leggero, che devi ripicconarlo tutto e tirarlo su. We're rising, we're falling, we're climbing, we're soaring.
Ah, intanto sono arrivati gli altri due aiutanti, Alboretto e il Pazzo. Uè, bella raga, Pazzo stranamente ha preso in mano la pala. Fagli vedere, Albi, ecco, quello lì avete presente? È un po' come quando vi si annodano i capelli nel pettine. Le cuffiette in tasca. Bene, 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 bene. Come vedete, bene. Prima c'era un mucchio, adesso c'è un soggiorno. C'è un soggiorno. Abbiamo aggiunto tutto il mulch. Qui c'è Diego, è arrivato anche lui a darci una mano. Dopo che abbiamo finito di spalare, abbiamo già giracchiato un po'. Ovviamente, allora, avevo appena comprato queste cuffie auricolari wireless. Siccome io giro sempre con la musica, però di solito avevo cioè le classiche cuffie. Ho comprato queste qua wireless, che non sono le AirPods. Ho comprato un clone delle AirPods su Amazon e le ho comprate proprio per il semplice fatto che sapevo che le avrei perse. Ho fatto un salto in Foampit. Al primo salto, cosa ho fatto? Proprio senza pensarci, io di solito atterro in Foampit, loro magari mi parlano, per sentirli faccio. Tant'è che con le altre rimanevano appese. Quelle lì, andate. Ho cercato un po', ma introvabili in Foampit, sono andate sotto e niente. Quindi ho fatto proprio un acquisto perfetto, perché l'avevo pensata questa cosa, giusto? E adesso le ho riordinate perché vabbè, adesso ci stanno, sono belle. Devo ricordarmi di non tirarle via, devo solo stoppare e non tirarle via come al solito. Allora, c'è il fuoco già, è il fuoco già giusto? Facciamo un gioco veloce perché già il video durerà un botto. Facciamo così. Allora, adesso io parto e tu, Albi, mi devi dire i trick da fare poco prima del kick. Tac! Papà male! No, stai in fluia su questa cosa, ma tu no foot can riesci a farlo anche in fly out. Sì. Ok. Tac! Tu no foot can! Mamma mia, incredibile. Poi soprattutto così vicini è abbastanza hard. No, adesso fammene uno. Mi salto tutte e due completi. Sì. E mi dici solo due trick, sul primo e sul secondo. Table. Non ho sentito niente. Table. Zero, non ho sentito. Table. Ah, di più devo urlare. No, tiro sottovoce la prossima volta. Invert to table. Tail whip. Invert. Nice. È un poco tirato l'invert, però. X up one foot. Table. Mamma mia, era tiratissimo. Incredibile. Questo video non lo volevamo fare proprio di riding. Vogliamo mettere qualche clip di riding, però era più per farvi vedere una giornata normale. Comunque, Alboreto, ti regalo una cosa. Va bene, regalamela. Allora, ti permetto di scegliere una tech line che vuoi. Dimmi. Sul primo panettoncino, sì. Footplant. Footplant, poi. Su questo qua facciamo tac to manual barra scendere. Poi su quello, il secondo easy, facciamo barra salire dopo barra scendere. Easy, easy. E invece là facciamo il transfer dall'ultimo panettoncino al doppio in bar spin. Così. Ok, però facciamo una cosa, dico una cosa, perché siccome non abbiamo solo zoom e da qui non riusciresti a zoomare, no, esatto, il transfer, ti faccio la prima linea tutta. Sì, sì. E poi ti sposti e filmi il transfer là. Va bene, lo facciamo a parte, va bene, esatto. Anche a parte. Allora, dovete sapere che siccome a Toto piace un sacco avere la memoria piena di clip, e adesso gliela faremo riempire a dovere. No. La perseveranza di questo ragazzo non ha eguali, ragazzi, è una roba incredibile. Qual è il segreto che adesso non sto attuando? È non arrabbiarsi. Io mi sto incazzando, non va bene. Bisogna sempre sorridere.
Ma... Dai! Il freno non frena! Non scendere! Sì! Sì! Bar! Oppo bar! Cosa, grazie al burrito? Aspettati che la prossima volta che facciamo un video te la chiamo al burrito. Vabbè, adesso ti faccio il bar in transfer là. Wow! Bene, ottimo lavoro. Bang, bang, bang. Ottimo lavoro. Almeno ci siamo spronati un po'. Burrito se la sta ridendo proprio... un cane, comunque, non so se si vede ma sto grondando, non so quanti tentativi ho fatto. E non doveva essere una giornata di riding. Allora, spero che questa tipologia di video vi sia piaciuta, nel senso che era un po' diverso dal solito. Non era tanto riding, era molto... erano vicende normali, però per farvi capire un po' come ho vissuto questi. Alla fine doveva essere un giorno, però sono stati due alla fine. Allora, uno, ricordatevi di dirmi che bike check volete vedere per primo, o Rose Soulfire o Rose Pikespeak. Seconda cosa, dateci delle idee per i prossimi video. Magari io personalmente coinvolgerei anche quello qui presente e tutti gli altri qua, magari farci una bella session qua al park, magari una sander session sul mulch, due bengheroni, cioè, esatto, no. Scriveteci se volete vederli. Ricordatevi di condividere il video, mettere like è fondamentale, e iscrivetevi. Yo.